M5S, Di Maio incontra i neoeletti al Senato. Luigi Di Maio arriva di pessimo umore, all'assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle indetta per stamattina al Senato. Non vuole commentare l'intervista di Beppe Grillo a Repubblica, quel non comincerà l'era degli inciuci, sono qui per vigilare, che suona un po' come un avvertimento. Si chiude nell'ufficio della comunicazione insieme all'immancabile Pietro Dettori, il braccio destro di Davide Casaleggio e nuovo esponente dell'associazione Rousseau. Rocco Casalino è impegnato nei colloqui per il nuovo ufficio comunicazione, sono arrivati 1500 curricula, al secondo piano di Palazzo Madama si vedono file di persone che aspettano con le valigette e cartelle in mano. I nuovi senatori si fanno scortare dai commissi. Non sanno dove andare, i funzionari di Palazzo Madama hanno un facciario per riconoscerli. La riunione è convocata nella sede della Commissione Difesa, al piano terra. In molti arrivano col trolley, e non sanno dove metterlo. Il gruppo è triplicato. La scorsa legislatura erano rimasti in 36, dopo le fughe e le espulsioni. Ora sono 112. Ancora timorosi di parlare con i cronisti, si infilano dentro e si affidano ai comunicatori incaricati di guidarli e istruirli. Il comandante Gregorio De Falco arriva in ritardo di un'ora, ma già, non mi sono perso niente di importante. Le cose difficili devono ancora arrivare. Quanto all'attività da senatore, difficile questo. Lei non sa cosa significhi essere ufficiale di Marina a Mazara del Vallo al secondo giorno. Di Maio entra per un saluto, ma annulla lo streaming. Più tardi, come al solito, arriverà un video tagliato a dovere sul blog o sulla sua pagina Facebook. Prima il metodo, poi i nomi, dice riguardo alle trattative in corso. Siamo il perno della legislatura, ripete per l'ennesima volta. Ribadisco il no a condannati e persone sotto processo per le presidenze. Poi, una nuova apertura al dialogo, dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi invece con i partiti politici. Non che è una squadra intoccabile, quindi. Tutto può essere messo in discussione in vista di un'intesa. La più probabile, dopo la telefonata di ieri con Matteo Salvini, sembra ormai essere quella con la Lega. Prima per le presidenze delle Camere, poi, ma ci sono moltissime incognite sulla strada, per un governo programmatico alla tedesca. Per sciogliere questo nodo è ancora presto. Per ora, Di Maio si limita a fare buon viso a cattivo gioco e in assemblea cita proprio l'intervista di Grillo, la nostra grande forza è migliorarci e adattarci sempre, come ha detto Beppe.